Sono molto contento di essere qui alla conferenza stampa per la mostra di De Chirico. Mi sento molto metafisico. Vi aspetto nell'area Kings. Questo è Elf, sarà la persona, mi viene da dire, che accompagnerà i bambini nell'area Kids della mostra di Giorgio De Chirico, nella quale vi do il benvenuto. E passo subito la parola all'assessore. Puoi darmi come supporto se ritieni necessario. Porto un sostegno ai fondamenti della Regione Liguria per questa bella avventura che inizia, perché poi la cultura italiana che si è stretta attorno a Genova e che si è messa in gioco per questa grande esposizione. L'arte di un pittore importante che ritorna a Genova dopo circa 25 anni e che, diciamo così, inaugura anche un nuovo corso del Ducale con la direzione di Serena. E che conferma che Genova sa aprirsi, sa essere, diciamo così, sul pezzo e alternare sia le proposte che riscoprono e raccontano il passato, per esempio ricordiamo per esempio i Rolli che ci saranno a breve, anche con il confronto con l'arte di fuori. Una grande mostra che contiene circa un centinaio di quadri. Si è fatta voler molto bene da subito, però è stato difficile averla qui, ma sono veramente felice di poter dare la parola al nuovo direttore di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci. Benvenuto, quindi sono molto felice di vedervi così tanti oggi, spero che questa mostra vi piaccia come piace a me, e a me piace moltissimo, e sono qui anche per ringraziare tante persone, tanti enti, senza i quali questa fantastica avventura non sarebbe stata possibile. Innanzitutto la Fondazione De Chirico, che è l'erede legale del grande artista, che è stata da sempre al nostro fianco, che ha contribuito in modo determinante alla riuscita di un progetto che è scientifico e di valorizzazione insieme. Perché è vero che De Chirico può essere complesso, ma è altrettanto vero che può essere semplicissimo se raccontato. E Vittoria, che è la curatrice, che ringrazio in modo particolare perché sono un po' pesantina come direttore, quindi faccio anche ammenda, è riuscita attraverso la voce di De Chirico a raccontarci la semplicità di un'arte complessa. E lo vedrete. Una semplicità che arriva fino ai bambini, quindi ci sarà persino un cartone animato che spiega in 2 minuti la metafisica ai bambini, e io lo trovo bellissimo. Ringrazio Viti, gli organizzatori, anche loro li ho tartassati, però siamo riusciti insieme a pensare e ad avere il coraggio di usare un nuovo modo di pensare le mostre, queste cosiddette grandi mostre. Insieme abbiamo dimostrato, e spero che voi lo vediate, che una grande mostra può essere per ogni città. Cioè può parlare il linguaggio di ogni città a quale si riferisce. E questo è una forma di innovazione, secondo me, altrettanto grande quanto il robottino. Quindi grazie ai ragazzi della scuola di robotica che adesso stanno portando Elf a fare il proprio mestiere. Ringrazio le istituzioni che non hanno smesso un attimo di sorreggere questo Palazzo Ducale che vuole sempre più essere la piazza della città. Ecco, questa mostra è lo specchio esatto di come noi pensiamo debba essere il palazzo, colto di un certo livello, ma di tutti, un'appartenenza globale e intellegibile a chiunque. E naturalmente poi ringrazio chi ci sostiene sempre, costantemente, ed ecco il perché della presenza del dottor Timossi di Compagnia di San Paolo, che è l'altro nostro grande riferimento, ci permette di fare operazioni come questo genere. Quindi è un privilegio poter ringraziare, poter invitarvi poi a vedere insieme questa mostra, e passo la parola al presidente Picozza della Fondazione di Chirico. Di questa inaugurazione di questa mostra, perché è una mostra abbastanza complessa, che ha degli aspetti ovviamente legati alla forza e alla potenza di questa figura di De Chirico, ma che anche è contestualizzata in maniera particolare all'interno di questo palazzo così ricco di storia, di fisicità importante. Ho cercato di ricostruire un contesto di colore, di collocazione delle quadre, delle immagini, in modo da costruire un percorso emotivo all'interno di tutta l'esibizione.
ma anche per l'area a loro dedicata, che è stata oggi sponsorizzata e pubblicizzata in maniera significativa con questo robottino che vi farà impazzire tutti. Buongiorno, poche parole per dire che sono 26 anni che non si faceva l'Echirico, sono 26-27 forse, se ricordo bene, anni passati da quando Ducati è stato restituito alla città. Fu una grande impresa che si poteva fare allora perché c'erano le risorse economiche per farla, e oggi purtroppo viviamo epoche più difficili. Io me lo ricordo ancora da ragazzo, che era un edificio, forse altri l'hanno visto, completamente grigio, brutto, assolutamente insomministribile poi per Cordina. E ci fu un grosso, grande intervento di cui bisogna dare merito. Dopodiché ci fu il problema che abbiamo oggi, cioè cosa farci e come utilizzare. E non fu un'impresa semplice. Non fu un'impresa semplice perché fare le mostre e nello stesso tempo far vivere questo palazzo con tutte le complessità che ha, non era e non è tutt'oggi una cosa facilissima. Per questo è sempre una sfida cimentarsi con la realtà di Palazzo Ducale, una sfida che ora ha accettato la nuova direttrice, per cui già sono compagnia di San Paolo è venuta a presentare il programma. Per questo l'abbiamo ringraziata, ed è una sfida alla quale la compagnia di San Paolo ha creduto fin dalla formazione, poi dalla fondazione, che oggi è quella che ha ottenuto buoni risultati, migliori risultati, con tutte appunto le asperità che si incontra sulla strada. E come sappiamo, la precedente mostra ha avuto altri problemi, sono i rischi che si corrono facendo questo mestiere. Per questo noi sosteniamo con convinzione anche un modo di portare cultura che è diversificato, va dai dibattiti, dalle conferenze, fino alle mostre, alle grandi mostre, che sono, credo, l'elemento fondamentale, il fil rouge che arriva dall'inaugurazione del Ducale ad oggi. E questo è importante quando ci sono mostre di questo tipo. Noi crediamo si vada sempre nella direzione buona e giusta. D'altronde sono mostre che si vuole portare alla portata di tutti, e questo è l'altro aspetto su cui puntiamo molto come compagnia di San Paolo, cioè quello della diffusione della cultura. La diffusione della cultura dovrebbe servire anche a far maturare le coscienze, non so se è sempre così questo ideale che ci si pone, però è evidente che la cultura ne fa parte. E dal punto di vista, se vogliamo, filosofico, visto che di questo poi in fondo si tratta, secondo me l'arte è sempre un discorso sull'uomo e sul suo destino, in qualsiasi epoca. Direi che con l'arte contemporanea lo è ancora di più, perché è entrato proprio in gioco il problema dell'identità umana nella modernità. Abbiamo visto il robotino, ma la tecnologia è uno dei problemi che pongono la modernità. Uno dei problemi con cui, per poco che ne so, si confrontò, e con consapevolezza proprio sono stati citati gli scritti di Echirico. Quindi è ancora più significativo poter far capire, diffondere questo tipo di messaggio che è fondamentale per, come dicevo, far crescere culturalmente una società che molte volte non sa qual